Benvenuti carissimi telespettatori, questo è l'appuntamento con il nostro Ben Godi, il bello e il buono della Toscana e non solo questo, anche i valori che sono legati al turismo. E qui sopra di me avete visto la scritta, lo studio meraviglioso che è stato allestito con, eccoli che arrivano, sono quattro gli ospiti che parleranno del Parco delle Foreste Casentinesi, della civiltà contadina, del mondo del Trasimeno e poi ancora accanto, stanno arrivando loro della civiltà contadina, si è capito? E accanto in fondo l'uomo che conoscete abbastanza per gli Etruschi, è molto esperto. Ma ci colleghiamo, oggi non abbiamo l'avvocato Roberto Francini, ma abbiamo Maria Stella, la nostra giornalista che in Valdichiana sta lavorando. Maria Stella, sei in onda, come stai prima di tutto? Sei emozionata? Molto, emozionata molto e qui fa un caldo terribile, però meno male, per fortuna, questo ci fa molto piacere, perché io sono a Castiglion Fiorentino, in piazza nel municipio, in questo meraviglioso e caldissimo pomeriggio estivo e appunto parleremo di promozione del territorio e di turismo in tutte le sue sfaccettature a 360 gradi, perché a Castiglion Fiorentino di turismo se ne sa veramente tanto, tra Palio dei Rioni, tra enogastronomia, tra altre iniziative di ogni genere, quindi avremo tanti ospiti con i quali parlare di tantissimi argomenti. E quindi Alex, ti ridò la linea e ci vediamo tra poco, sarò in compagnia con il sindaco Mario Agnelli. Grazie, grazie Maria Stella. E allora adesso noi andiamo subito a cominciare, mi sposto? Posso andare nella regista? Chiedo. Eccolo là, mi sposto, Parco delle Foreste Casentinesi, comincio con lui, posso Mauro? Sì, no, posso. Parco delle Foreste Casentinesi, presidente del parco. Ciao. È innegabile che questa è un'eccellenza assoluta turistica, italiana, non solo dell'area, della provincia di Arezzo e della Toscana, mi sbaglio presidente? No, questo è uno dei 23 parchi nazionali italiani, oltretutto l'unico parco nazionale forestale, è quello con le più grandi emergenze da un punto di vista storico, culturale, artistico, perché nelle foreste casentinesi non abbiamo solo natura, ma come si capisce bene dalla collocazione geografica, trovandosi tra le province di Arezzo, Firenze e Forlì-Cesena, il cuore del Rinascimento italiano è stato qua. Allora, ci sono anche le immagini d'appoggio che la mia regia mi offre e che mi permettono di comprendere il valore di questo parco, eccolo là. Un parco che è esteso, offre un turismo, direi, probabilmente da quello religioso a quello ambientale, anche a quello enogastronomico? Assolutamente, questi sono 36.000 ettari, di cui 18.000 in Toscana e 18.000 in Emilia Romagna. All'interno del perimetro del parco abbiamo il monastero di Camaldoli e il santuario della Verna e quindi oltretutto dal 2017 abbiamo avuto il riconoscimento UNESCO come patrimonio dell'umanità per 8.000 ettari circa di foreste vetuste. Ma dica la verità, quando vede questa cosa uno dice: io voglio andare nei Caraibi, vorrei andare nei paesi più esotici, poi vedi anche roba come questa che qualcuno spesso dimentica. Sì, ma oltretutto abbiamo visto la cascata dell'Acqua Cheta. La cascata dell'Acqua Cheta che è citata nell'Inferno da Dante ed è citata anche nei Canti Orfici da Dino Campana, quindi non soltanto arte ma anche letteratura. Mi ricorda presidente il nome perché io non mi scrivo mai niente, la mia collega per il collegamento visto aveva tutti i taccuini, io ho detto butta via tutti i fogli perché come ricordi il tuo nome. Quindi lo facciamo per... No, anche per lei, così per capisce lei. Il metodo. Scusa. Luca Santini. Luca Santini, presidente del Parco delle Foreste Casentinesi. È indubbio che queste immagini dall'alto ci mostrano anche la grandezza della possibilità turistica ormai che offre la nostra Toscana. Da dove arrivano, dopo tanto torneremo con te, da dove arrivano in genere i turisti in questo parco meraviglioso? Ormai da tutto il mondo. Noi abbiamo iniziato un'azione di promozione turistica nel 2013 e ci siamo anche fatti certificare, quindi abbiamo fatto il percorso con la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Siamo partiti dal 2013 dove c'erano circa 120.000 arrivi negli 11 comuni del parco, siamo arrivati nel 2017 con circa 180.000. E da dove soprattutto? Da tutto il mondo, okay. Che producono comunque circa 500.000 pernottamenti, il che significa che circa 60 milioni di euro all'anno arrivano nel territorio dal turismo naturalistico. Allora da questo turismo, dalla montagna, io vado in Valdichiana, vedo la nostra collega che è davanti a un tavolo e credo che c'è anche il sindaco, è lì. Prego carissima, vai Maria Stella. Siamo già prontissimi noi, tutti posizionati, quindi alla mia destra Davis Melighetti, alla mia sinistra il sindaco Mario Agnelli. Beh sindaco, iniziamo con lei questa chiacchierata in giro per Castiglion Fiorentino parlando di turismo e di promozione del territorio. Il suo comune la sa veramente lunga sotto questo aspetto.
Sentite che per l'occasione facciamo suonare anche le campane, quindi siamo in una forma solenne. Il nostro turismo, a parte le battute, sta emergendo nel panorama locale, direi anche quello provinciale e quello della Vallata, sicuramente con una caratteristica un po' diversa dalle località più blasonate e più frequentate del turismo tipico toscano e anche quello italiano. Il nostro territorio probabilmente è apprezzato per una serie di ingredienti che siamo in grado di offrire anche attraverso i prodotti del nostro territorio. Dico sempre, aggiungo, la qualità della vita di borghi come Castiglion Fiorentino, dove il turista si può sentire tranquillamente a suo agio. Se poi dopo la mettiamo sotto l'enogastronomia e la tavola e il sapore della tavola, anche lì penso che ce la giochiamo bene. Qui abbiamo un estratto di eccellenze del territorio senza far torto agli altri, con alcuni degli esponenti castiglionesi che hanno nel loro campo o una lunga storia, una lunga tradizione o comunque successi che sono sempre più frequenti nei rispettivi campi. Sicuramente, appunto, per noi il turista è sicuramente attratto, oltre dal tesoro che può essere racchiuso in un borgo medievale come Castiglion Fiorentino con i suoi tesori, è sicuramente la tavola e i prodotti direttamente della terra che sono il piatto forte, penso, per i nostri visitatori. A questo punto, Alex, io ti ridò la linea, poi dopo torneremo insieme al sindaco anche per parlare di Pali, ovviamente. Sì, ne parliamo. Lui è anche presidente dell'ente Pali e dietro vediamo dei rappresentanti. A tra poco, Alex. Allora, una cosa, scusa, lui parlava della Val di Chiana, io ho i due qui, non posso. Ho i due della civiltà, della festa della civiltà contadina di Ruscello, Mauro Frosini. Buonasera. Bravo, Mauro Frosini, Giovanni Maglianese. Giovanni, che sono i due fratelli, sareste allora, avete sto vestito che è un po'... Quanti anni ormai che sono che fate la festa della civiltà contadina? Perché il valore delle feste è importantissimo sotto l'aspetto turistico. Tanti rimangono emozionati sia dell'affresco di Piero della Francesca, ma sono innamorati anche della cosa che vengono fatte nelle feste contadine. È logico, quest'anno è il 27esimo anno che si fa la festa. Noi si fa questa festa per non fare scomparire le vecchie tradizioni di una volta, perché oggi rivedere un par de bovi in Guido Monaco non è una cosa da tutti i giorni. Ascolta, tu non stai parlando, lui potrebbe dirvi che parla anche se vuole aretino internazionale, però parla più aretino, anche parlate l'aretino insomma, anche il dialetto un po', te lo ricordi te? Sì, ma noi si viene dalla Zolla, te puoi essere anche, un avvocato, io tante volte... Quando mi trovo a tu per tu con qualche dottore parli più semplice, che io non ci arrivo a queste allora, parole. Ti faccio vedere un po' di immagini della vostra festa, perché avete raccolto un sacco di fondi, diciamole queste sì, cose ragazzi, siamo non oltre stiamo scherzando. Il miliardo e mezzo delle vecchie lire. Sì. Voi ancora parlate in lire? Sì, ancora sì. Ecco, guarda là, guarda lì la ecco, questo è uno dei momenti topici della vostra festa, che credo in Italia... Che è questo? Qui è quando si fa la battitura, questo è un Landini che sta regolando tutte le cigne per fare partire la macchina che fa tutto il suo ciclo di lavoro. Quanti ecco. giorni fate di festa, Mauro? E da quando a quando? La festa si fa 8 giorni, si fa 2 cicli, la mietitura e più la battitura. Inizia quest'anno dal 19 al 22. Aspetta, senti qua. E questo vuol dire che erano tutti pronti che se ne doveva partire. Ah, questo voleva dire che erano tutti pronti e se ne partire. E quindi dicevi dal 19 al... Dal 19 al 22, dal 26 al 29 di luglio. Ecco, in queste 2 settimane, che sono le prossime, giusto per ricordarlo, il cibo comunque è al centro della vostra narrazione. Senti come parlo forbito. Sì. Vorrebbe dire se magna parecchio bene, insomma, ecco. Sì, noi la nostra festa era nata anche per le vecchie tradizioni. Purtroppo anche il cibo ce l'ha ridotto, perché oggi più di 6 portate non si può fare. Noi si faceva tanto coniglio fritto. Quali sono quest'anno? Dimmelo, dopo tanto ci torniamo sulle tuoi cibi. Quest'anno al centro che c'è? A questa... Maccheroni, per forza. Maccheroni spianati col cernicchio e sporcati col sugo d'occio. Lo c'è al forno, con gli ripieni c'è bollo d'occio. Allora dopo me ne riparli. Allora, prima di riandare in collegamento, volevo a questo punto parlare di... Allora scusa, Cristian Bottausci, Lago Trasimeno, non posso non giocarci. Dunque tu sai chi è questo qui?
No, no, non è una vanga. No, no, quello è per remare quando sei nella canoa. Bene, allora lui è per remare. Cristian Bottauci, presidente del SUP Trasimeno. Sì. Dal Trasimeno, ci abbiamo anche le immagini poi d'appoggio. Due parole, Trasimeno, luogo turistico, anche voi state già... c'è un sacco di turisti stranieri, mi sbaglio, Cristian? Sì, sì, ci sono parecchi turisti stranieri e praticamente particolarmente dal nord Europa e molti americani. Che quindi, cosa vuole il turismo per quanto vi riguarda? Beh, vuole i servizi. Servizi cosa intendi, Cristian? A 360 gradi, può essere da le piste ciclabili, servizi anche dove poter fare qualcosa che non sia solo mangiare. Aspetta, ecco le immagini dall'alto, Lago Trasimeno, perché voi utilizzate tantissimo anche la superficie liquida, mentre loro giocano sull'elemento, per esempio sulla terra, oppure sulla montagna, voi sull'elemento liquido. Certo, per noi l'acqua è fondamentale. Ma Trasimeno si può fare il bagno? Domanda di un paio di coglioni, dico il termine, che me la fanno spesso. Può far sì, vai, dillo tu. Sì, su questo va spiegato, il Trasimeno è uno dei laghi più puliti d'Italia dal punto di vista proprio batteriologico. Poi dal punto di vista della chiarezza, oddio, delle acque... Guarda là, oddio, mi fai soffrire, vai, vai, vai. Qui dov'è? A Passignano? Qui a Passignano sul Trasimeno, su Alzo Beach, mi sbaglio. Su Alzo Beach. Ok, quindi dicevi fra i più puliti di d'Europa? Sì, dal punto di vista... Non ci sono discariche di aziende, di fabbriche, né cose, diciamo, inquinanti. Quindi il fatto che l'acqua sia un pochino più torbida, questo è dovuto dal tipo di fondale che, essendo un lago di superficie, non un lago vulcanico, sotto non c'è la roccia. E quindi l'acqua si intorbidisce più facilmente. Poi il lago Trasimeno soffre, diciamo, di carenza d'acqua soprattutto nel periodo luglio-agosto. Certo. E che è il periodo anche dove ci sono più turisti. Questo dovrebbero essere fatti degli interventi dalla regione per far sì che in quel momento lì, che dove c'è il clou dei turisti, andrebbe in messa dell'acqua. Cioè questo è Passignano sul Trasimeno. Queste immagini non è che mi trovo in un posto esotico anche qui. Cioè capite la bellezza della nostra area geografica, Toscana e Umbria, la grandezza delle possibilità che ci sono turistiche. Target di età in genere chi è che fa questo tipo di turismo? Ma, e ora mi ricollego poi con... Vai, prego. Il target di età comunque è adulto, persone... E questo chi è? Questo sono io. E che sta a fare? Perché uno dice quello è un matto. Allora, caro Mauro Frosini, non sta zappando il campo, ma i gesti sono similari, sì, sono similari, sì, della zappa, no? Dimmi se sbaglio. No, 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 è tutto differente, perché lui fa così e noi con la zappa si fa così. È diverso. È tutta all'avverso. Allora, al contrario, tu, lui fra l'altro è anche un atleta, perché il SUP tu sei un atleta del campionato, sì, italiano. Sì, sì, sì. Ecco, che disciplina è questa che stiamo vedendo? Funziona molto? Sì, questo è proprio il SUP o SAP, come sarebbe la pronuncia corretta, perché è l'acronimo di Stand Up Paddle. Si parla umbro, dai, non parla troppo. Sì, tradotto vuol dire che pagai o remi da in piedi, come si vede dalle immagini. E qui dietro chi c'era? Passignano, quello lì. Quello in fondo. Sì, è Passignano. Ok, fantastico. Poi mi racconti, perché so che con il SUP fate cose. Allora, Luigi e Maria Stella sono in collegamento. Di nuovo davanti a sto tavolo meraviglioso. De che parli, Maria Stella? Diccelo. Con tutto il rispetto per il sindaco Mario Agnelli, mi perdonerà sicuramente, beh, chi meglio di Davis Milighetti ci può parlare di promozione turistica, sbaglio sindaco? Assolutamente sì. Ecco, quindi sono perdonata. Davis, turismo punto forte per Castiglione Fiorentino, l'anno scorso veramente numeri da record. Sì, abbiamo avuto un incremento importante dei numeri in questo percorso che ha portato il nostro comune in 3 anni a incrementare del 50% le presenze all'interno del nostro territorio. E come diceva prima anche il sindaco, noi abbiamo un turismo particolare, un turismo attento alla natura, attento alla qualità della vita e al godersi quelli che sono i bei paesaggi e l'ottima enogastronomia del nostro territorio. Da questo punto di vista, da parte nostra c'è stato un impegno insieme a tutte le attività produttive del territorio a far sì che queste bellezze venissero valorizzate, pur mantenendo il nostro paese ancora dal punto di vista sia paesaggistico sia dell'ospitalità ancora autentico, una cosa che non sempre si trova in altri comuni che influenzati dal turismo di massa mutano quella che è la loro condizione naturale.
E sicuramente infatti questo è un punto di forza per Castiglion Fiorentino, ma vogliamo parlare anche del polo museale, perché c'è una notevole storia, una notevole cultura qui a Castiglioni. Sì, noi abbiamo un polo museale, un sistema museale che vede Pinacoteca, area archeologica e l'area del Cassero con la torre, che è sicuramente una chicca all'interno del nostro centro storico. Accanto a questo, quest'anno è stata inserita anche una mostra particolare, che è la mostra napoleonica sul medagliere napoleonico, che porta un turismo mirato, non solo italiano ma estero, che va a qualificare ancora di più quello che sono le nostre presenze. Consideriamo che a Castiglion Fiorentino oltre il 75% dei turisti sono stranieri. E ovviamente si parla anche di attività produttive, però qui ne vediamo un ricco allestimento. Beh, è proprio il caso di dire che a Castiglion Fiorentino c'è tutto. C'è tutto e ci sono proprio quelle eccellenze enogastronomiche che caratterizzano la Val di Chiana, a partire dalla pasta, dai vini, dai formaggi e dai prodotti della terra, con anche l'aglione della Val di Chiana. E dopo faremo una bella chiacchierata con i produttori e anche con il presidente della Proloco. Io, Alex, a questo punto ti ricedo la linea e torneremo insieme tra qualche minuto. Hai visto che roba? Hai visto, Maria Stella, che mangiare che ti ha offerto? Allora, quest'uomo è un etrusco. Tu sei un etrusco? Etrusco, sì. Allora, parliamo, perché è indubbio che la Val di Chiana è l'area anche il Parco delle Foreste Casentinesi, ma anche l'area umbra, caro mio, del Lago Trasimeno, anche la comunità contadina, il concetto degli etruschi e con il presidente Jens Balia, ma che mai portato come allestimento? Vi voglio capire. Ho portato questo bellissimo dipinto, è una mia pittrice di Chianciano, ha voluto realizzare. Cioè, capite di che si sta ragionando? Questi devono spingere il turismo. Questo architrave. Poli principali del turismo, secondo te, etrusco in Val di Chiana, quali sono? I poli principali sono Chiusi, Cortona, Arezzo e anche Orvieto, direi. Ma Casentino ce lo metti col Lago degli Idoli, eccetera? Sì, ci metto anche questa parte che risale lungo le... E perché l'Umbria cosa? L'Ambra. Perché l'Umbria non è male lo stesso. Anche L'Umbria non è male perché abbiamo la città, una delle ucomonie, che è Perugia, comunque, che arriva fino al Trasimeno. Preparato, ragazzo. E c'è stata anche la Trasimeno. Allora, guarda, piscina, aspetta, prima di tutto immagini generiche, caro il mio regista Cocchetti, eccola là, questa è l'oro degli Etruschi. Questo che cos'era? Questo è l'oro degli Etruschi. Che vuol dire loro gli etruschi, che hanno fatto? Erano grandi agricoltori. Chi hanno inventato gli etruschi? Digli sta cosa a sta gente che non ci credono. Allora, sotto aspetto ingegneristico è l'arco, chiaramente, perché lo ritroviamo in tutte le grandi città. Ma principalmente nell'agricoltura e nella lavorazione nostra della Val di Chiana, del farro, che ha permesso a tutte le grandi città di acquistare i grandi crateri, i grandi vasi, l'orificeria dagli ateniesi. Ecco, lì abbiamo quindi una derivazione e vediamo un'atmosfera legata a un banchetto, in questo caso è il momento però del banchetto funebre, perché piace molto, poi dopo parleremo nei prossimi spazi anche della ricostruzione che hanno fatto, però piace molto anche ricordare questo elemento. Gli etruschi, perché non ha lasciato niente scritto, caro amico mio? No, di scritto c'è, ci sono i libri, no? Fa bravo. Libri no, ma dei documenti in bronzo, la Tavola Cortonensis, quello che è il lenzuolo di Zagabria. Però sono gli affreschi delle tombe che ci hanno dato la dignità. Lì c'è l'arte etrusca, e la mano veramente ormai voluta. Era importante per loro, eccolo, guarda. Sto vedendo qua, questa che immagine, che icona è questa? Questa è la Gorgone, praticamente quella che allontanava le malignità, cioè quelli che è un portafortuna, al contrario, che chi la guarda si rifugia, scappa. Ecco, dimmi, turisti da quali parte del mondo vengono per gli etruschi? Perché è di nicchia gli etruschi, perché i greci sono famosi, allora, e l'impero romano. Sì, noi abbiamo il Grand Tour innanzitutto, dobbiamo ricordarci di tutto del 700 e l'800, quando arrivano i rampolli di casa inglesi, francesi, inglesi e tedesca, che arrivano da noi per visitare con il tour archeologico le nostre bellezze. Quindi lì c'è proprio l'esplosione degli interessi e le emozioni poi continuano. Oggi si vedono degli arrivi continui. E poi mi racconti sul prossimo. Allora, andiamo in breve pausa dietro a questo ricostruzione etrusca, breve pausa, poi torniamo con Ben Godi, parliamo di turismo. Ci stiamo divertendo come pazzi.